Paolini che ha sfischiato per il via della terza e penultima gara della giornata. Ricordiamo anche qui le formazioni che hanno preso il via, come la GB Team Paul Cantù, la Maserati Cadeo Carpaneto, la BC Festival, la Polisportiva Fiumicinense Adriatica, la Associazione Sportiva Dilettantistica CGV2 Team Pink, la Ciclistica San Miniato Santa Croce, la Ziraf Querciotti, la Michele Bartoli Academy, il Pirata Samo American Vivangi, la Racing Team Fanelli, l'Olimpia Valdarnese, il Pedale Senese, la Città di Castello, il Team Go Fast, la Guaren, l'Associazione Ciclistica Guarenna, la Gruppo Sportivo Almo, la Crazy Wells Cycling Academy, la Unione Ciclista Foligno, la Cicli Fiorin e la Cicli Fiorin Cycling Team. Queste sono le formazioni e vediamo che dopo i primi chilometri di gara il gruppo è compatto, tirato dalle atlete della formazione di Franco Biagini, che chissà vorrei, scusate, direi presieduta da Franco Biagini, vorrebbe sicuramente essere, potremmo dire che le dirige anche, no? Fra un po' le vorrebbe anche dirigere, le sue atlete, a cui comunque è molto affezionato, quindi bisogna dargliene atto. Siamo al 12° chilometro di gara, gruppo che marcia sempre compatto in questo momento, sono gruppo che prende tutta la sedia stradale, sono le maglie della Cadeo Carpaneto davanti, la Maserati lì davanti, che stanno prendendo le prime posizioni del gruppo. Vediamo che non cambia assolutamente niente, si saluta anche la telecamera, sono i primi chilometri chiaramente, quindi sapete, abbiamo visto Giulia Binda che salutava proprio la nostra telecamera, anche le maglie della GB Paul Cantù, e poi ricordiamo che ci sono alcune che puntano anche la maglia regionale, quindi bisogna stare attenti perché c'è il doppio gioco: chi lotta per la vittoria, chi lotta per la vittoria e la maglia, chi lotta per il trofeo rosa, perché c'è anche la maglia del trofeo rosa. Eleonora Labella indossa la maglia, però potrebbe anche darsi anche se il vantaggio di Eleonora Labella, il pirata Samari Cambi Vangi, è sicuramente buono, mai sottovalutare e mai fare calcoli, perché può darsi che possa cambiare da un momento all'altro. Tra l'altro dobbiamo dire che questo trofeo rosa è una delle innovazioni più belle, dobbiamo dire, che ci può portare questo trofeo rosa, anche per dare importanza, no? Più regioni che si danno una mano, no? Più regioni che si danno una mano con diverse tappe di questo trofeo rosa, quindi anche una bella cosa che il ciclismo toscano dia una mano. Siamo piombate intanto al 21° chilometro di gara, occhio perché vediamo due maglie del team Pink, vediamole, andiamo subito a vedere Irma Siria, sicuramente. Qui vediamo Sara Tarallo in primo piano il pirata Samari Cambi Vangi. Con lei ci sono, proprio come abbiamo detto, Irma Siri della formazione della CGV2 Team Pink, insieme a lei Linda Ferrari, due maglie della formazione della Team Pink. In mezzo, come ora la stiamo vedendo, bloccata nel mezzo, stretta nella morsa delle due atlete del Team Pink, della V2 Team Pink, Sara Tarallo, bravissima comunque, perché ricordiamoci, lei è una di quelle atlete che si gioca il campionato regionale, quindi essere entrata in questo tentativo è sicuramente molto molto ma molto veramente molto buono. 15 secondi il vantaggio sul gruppo. Questo è il nuovo rilevamento che ci viene segnalato dalla moto informazione di Sandro Manzi. 15 secondi è il vantaggio. Primo piano per Irma Siri, poi dietro di lei c'è sicuramente la Ferrari, Linda Ferrari, e poi Sara Tarallo. Queste tre atlete hanno preso attacco frontale della formazione della CGV2 Team Pink, e dietro ovviamente si spinge, bisogna rientrare, bisogna sicuramente fare qualcosa per rientrare. Anita Baima della Cicli Fiorin Cycling Team, e ora scatto in testa al gruppo, maglia della Polisportiva Fiumicinense in questo momento è Sofia Cabri che ci sta provando, dietro la compagna di squadra. Sollecitazione, ovviamente le formazioni rimaste fuori, come la Fiumicinense, la Cicli Fiorin, come la Paul Cantù, come la Maserati, formazioni anche abbastanza numerose, no, che si corre con un corridore, con un atleta sola, ma con più atlete ovviamente ora cercheranno di andare a chiudere, perché 15 secondi sono pochi, si possono andare anche a chiudere, però bisogna stare attenti. Ora era la Barbiero, Martina Barbiero, a fare l'andatura sul gruppo, ma vediamo che non c'è accordo e siamo ripiombate davanti. Occhio, occhio, perché vedo scatenata la Siri, la Ferrari e la Tarallo un po' in difficoltà. Vediamo, sta spingendo in questo momento su questo tratto un po' in ascesa Irma Siri della formazione della CCV2 Team Pink. Grandissima azione, sta provando, manca ancora tanto all'arrivo. Molti direbbero perché muoversi così, perché muoversi così presto, ma ci sembra che già ha dato una bella botta. Sta chiedendo rifornimento, lo prende al volo il rifornimento Irma Siri e non si ferma, non si guarda neanche alle spalle. Siamo ormai vicinissimi al passaggio
dal contagiri, assolutamente. Siamo in questo momento a 30 km percorsi, quindi ce n'è ancora 40, e a 40 km dall'arrivo il Masiri rimane da solo al comando. Si passa ora sotto il contagiri, si passa in questo momento sotto il contagiri, ci siamo messi alle spalle veramente con la moto oggi guidata da Valerio Donati e il nostro operatore Daniele Ciampi. Vediamo, cartello che indica 6 giri alla conclusione, e a 6 giri alla conclusione, signore e signori, il Masiri se n'è andata da sola, non ha voluto aspettare nessuno. Rimangono dietro la Sara Tarallo e Linda Ferrari. Adesso dobbiamo capire una cosa: cosa farà la Ferrari? In questo momento sembra dare manforte alla Tarallo. Chiaramente sarebbe comunque un bel... cioè giocarsi la seconda posizione non sarebbe, nel caso in cui non si vada a chiudere, perché per quanto possa dare manforte alla Tarallo, è la Tarallo che deve andare a chiudere sulla Siri in questo momento. Cioè il gioco forza è questo, cioè lei darà un po' di cambio, ma sicuramente è la Tarallo che si muove. Vediamo anche la Eleonora Labella nelle prime posizioni del gruppo, è sempre la Baima a tirare il gruppo, ma finché ci saranno questi sovrapposizioni non si va a guadagnare, perché il gruppo ha perso 25 secondi sulla battistrada, un distacco ancora di 15 secondi dalle due, che devono stare attente, chiaramente devono stare molto attente a quello che succede alle loro spalle, però non è detto. Vediamo che ancora non c'è accordo. Ora quelle della Maserati sono tornate lì davanti in questo momento, abbiamo visto Marisol Dalla Pietà che era lì davanti a fare l'andatura, e vediamo che siamo piombate con le immagini al 39esimo chilometro di gara. Primo piano per lei, Irma Siri è partita, che all'arrivo mancavano 40 km, 6 giri da percorrere ancora, ma dietro ha già la macchina di Cicli Marone, ha già la macchina del cambio ruote, quindi vuol dire che il vantaggio è salito, perché il vantaggio dietro non c'è più né la Sara Tarallo né la compagna Linda Ferrari, è da sola contro il gruppo. 50 secondi il vantaggio in questo momento per l'atleta della CCV2 Team Pink. Primo piano per vedere anche il rapporto, la pedalata è buona, sta spingendo il rapporto, sta spingendo il rapporto in questo momento. Ovviamente ha un po' anche di vento, c'è anche un po', ci viene segnalato che c'è anche un po' di vento laterale, quindi avrà un po' di difficoltà, però in questo momento la sua la lasciamo andare la macchina guidata da Sergio Retico, che la lasciamo andare, e vediamo che ecco perché sta continuando a guadagnare le sue compagne, grande lavoro per rompere i cambi, e dietro non c'è accordo, dietro non c'è accordo. Arrivano le maglie della GB Team Paul Cantù, è Francesca Sorgi che va a fare l'andatura in questo momento, però alle spalle ha una maglia della CCV2 Team Pink, chiaramente in aiuto, in appoggio della Siri. Chiaramente appena si va a chiedere il cambio ci si ferma. Arriva di nuovo la Baima, mi sa, dovrebbe essere lei, vediamo, primo piano è proprio la Baima della Ciclifiorim Cycling Team, niente, però vedete, si va davanti a scatti, si tira, ci si volta, cambio, nessuno che mi dà il cambio. In questo momento la Siri guadagna. C'è un attimo anche di sorrisi nervosi, come si dice, no? Nervosi, perché magari si vorrebbe il cambio, però nessuno ce lo dà. Perché? Perché chiaramente davanti c'hanno una compagna di squadra. Gruppo che riprende tutta la sede stradale, quindi in questo momento nessuna formazione, anche quelle che numericamente, e infatti vediamo che la Baima si sta lamentando con le altre atlete, si sta lamentando, come dire, andiamo a chiudere ragazze, a 50 secondi ti rischia di andare all'arrivo davvero, mancano tanti chilometri, è chiaro, ma già 50 secondi è buono. Altro scatto della Baima, ma di nuovo chiuso dagli atleti del Team Pink. Siamo veramente ormai di nuovo piombate con a 3 giri dalla conclusione, veramente siamo con la battistrada. Irma Siri che è sul tratto in ascesa ancora, e mi sembra che la pedalata è sempre buona. Cioè, quello che mi sta sorprendendo di questa ragazza è che ha una bella pedalata ancora, nonostante la stanchezza, nonostante che sia partita 3 giri fa, perché è partita 3 giri fa e poteva benissimo stare con la compagna di squadra lì, buona. Probabilmente ha visto che la Ferrari, la sua compagna di squadra, e soprattutto la Sara Tarallo non avevano le gambe, lei se l'è sentita e se n'è andata. Grande lavoro anche della squadra, perché comunque dietro si sta facendo un grande lavoro per proteggere l'azione della Siri. Abbiamo visto prima la Baima lamentarsi continuamente, si sta intanto entrando nel direzione che porta verso il contagiri, che ora vedremo, e vedremo il cartello esposto, dovrebbe essere 3 giri alla conclusione. E dicevamo che le sue compagne la stanno veramente proteggendo bene. L'unica è la Baima, che poverina, 3 giri alla conclusione intanto, che stava provando
più volte a cercare un accordo, ma nessuno, anche le formazioni, a me quello mi sorprende, le formazioni che hanno un grande numero sono rimaste a guardare. Eccole qui le immagini, le immagini del gruppo fanno capire tutto. Distacco, diamo anche l'aggiornamento dei tempi, due minuti, e guardate, Anita Baima è sempre lì davanti, probabilmente è l'unica che ci credeva quando il gruppo era una quindicina, 20, 30 secondi, ora in questo momento è sempre lei davanti. Dietro vediamo il trenino della GGV2 Team Pink, che è sempre lì, ovviamente Guardingua, che sta guardando, sta proteggendo l'azione, però quella che io continuo a dire, una cosa strana, ma le formazioni che hanno numericamente le atlete per provare a mettere, bisogna sacrificare qualcuno per andare a chiudere. È ovvio che ci vogliono anche le gambe, però a stare lì non si ottiene niente. Non può essere una formazione che ha due atlete alla partenza a mettersi davanti a tirare, ma deve essere una formazione che ne ha 5-6 davanti a fare l'andatura. Così facendo si fa il gioco forza della Siri, che non è un atleta qualsiasi. Hanno lasciato andare via un atleta che non è una qualsiasi, ha già vinto, è un atleta tra le migliori. Quindi chiaramente arrivano anche le maglie del Team Racing Fanelli, cioè hanno lasciato andare un atleta, cioè così dal nulla. Quando era 15 secondi si può anche sottovalutare, ma un atleta da sola, vento contrario, perché comunque ha avuto anche il vento laterale, quindi non tanto a favore, e lei continua ad andare. Bellissima la pedalata della Siri comunque, continua a dire primo piano, bellissimo davvero, ha fatto una bella azione. Siamo tornati con il primo piano, siamo al 53esimo chilometro di gara, quindi non manca più quel tanto, però dobbiamo dire che probabilmente... mi lancio anche in un piccolo dettaglio, potrebbe anche aver gestito bene in questi momenti qui, quando si è una contro il gruppo, ha saputo anche gestire bene le proprie energie la Siri, perché Irma Siri ha saputo veramente gestire molto bene le proprie energie, ha saputo gestirle aiutata sicuramente dalla squadra che dietro gli ha fatto gioco forza, però chiaramente è stata anche brava e intelligente a non bruciarsi, quindi ha spinto, ha guadagnato assolutamente, anche perché io ora vi do l'aggiornamento dei tempi, qui vi direte che non è vero, ma è così, sono le maglie, ma è tardi, vantaggio che è sui 4 minuti alla Siri, 4 minuti Irma Siri, si muovono ora in questo momento. Probabilmente il gruppo che ora è spinto dalla tete della polisportiva fiumicinense, l'abbiamo visto ora nel primo piano a fare l'andatura, era la Nicole Dullacu, però dicevamo che l'hanno lasciata andare, probabilmente pensavano ognuno che andasse a chiudere, qualcuno forse pensava già alla volata, dire ma tanto devo pensare alla volata, dobbiamo pensare alla volata, però alla volata bisogna arrivarci, e mi sa che non ci arriviamo alla volata, cioè ci arriviamo per il secondo posto, perché Irma Siri ha fatto fino a qui una grande gara, c'ha 4 minuti di vantaggio da sola al comando, è stata fino a qui la mattatrice di questa corsa, la dominatrice, bisogna solo fargli gli applausi se riesce nell'intento di vincere, perché siamo fatti 53 km, quindi ancora ci abbiamo un po' da fare, però comunque sia, se ce la fa se li merita, perché da sola contro il gruppo prendere 4 minuti, cioè io credo che si è saputa gestire, oltre che a lei bisogna fare complimenti alla squadra che ha difeso benissimo nel momento delicato in cui c'erano scatti contro scatti, il gruppo lì si sono messi e hanno lavorato, infatti ora sono un po' dietro a riposare perché sanno, probabilmente gliel'hanno data anche un po' su, e qui vediamo che chiede, saluta in questo momento le atlete del Team V2 Team Pink, che salutano anche la nostra telecamera, stanno chiedendo probabilmente anche un po' di delucidazioni per quello che riguarda la compagna, però hanno probabilmente anche saputo, era Emma Del Bono che stava salutando la nostra telecamera in primo piano, è andata probabilmente a dire quanto ha il vantaggio la compagna di squadra Irma Siri, bisogna fare anche complimenti anche ai due atleti, comunque erano entrati lì davanti, Sara Tarallo e Linda Ferrari, probabilmente non hanno avuto le gambe per reggere. Siamo negli ultimi 2 chilometri di gara, mancano 2 chilometri alla fine e possiamo dirlo ufficialmente, la gara non ha più storia, perché la andrà a vincere lei, Irma Siri del Team V2 Team Pink. Grande prestazione, vediamo che è scortata sia sempre dalla macchina, anche perché diamo l'aggiornamento dei tempi, siamo a 5 minuti e 20 il vantaggio di Irma Siri, cioè è partita, aveva 15 secondi, voglio dire solo questo,
un gruppo folto che si è fatta mangiare da lei, bravissima a gestirsi, brava la squadra, perché senza sicuramente sarebbe stata chiusa. Sono state bravissime nel momento a andare dietro a chi provava ad andare a chiudere, si è saputa gestire anche bene, è scortata sempre dalla macchina di Cigli Barone e dalla moto di Sandro Manzi. Stiamo solo aspettando che arrivi in parata, ormai siamo qui, la stiamo solo aspettando per darle il giusto tributo. Eccola qui che sta arrivando lungo il dirizzone di arrivo, è a 50 metri dall'arrivo, forse qualcosa di più. Vediamo, applausi, solo applausi per lei, Irma Siri della formazione della CG V2 Team Pink, va a vincere questa gara, dominatrice assoluta Irma Siri, veramente bravissima, solo complimenti, ha fatto un garone, e a noi ci piace vedere queste azioni, ci piace perché è così che i ragazzi di questa età, ragazzi e ragazze, devono correre, e ci piace vederli così all'attacco. Si rischia di saltare, lei non è saltata, brava anche la squadra che l'ha protetta bene, però veramente complimenti a questa gara. Vediamo, sta arrivando la moto in questo momento di Sandro Manzi ad anticipare il gruppo, è volata, vediamo per la seconda posizione, è Eleonora Labella lì davanti, vediamo Elisa Ferrari, vediamo la Elisa Ferri, la Ferri esce fuori, prova a resistere, vediamo la Ferri, si gioca anche la maglia, vediamo Elisa Ferri va a prendersi il secondo posto e la maglia di campionessa regionale. Terza finisce la Baima, bravissima Anita Baima della formazione da Cigli Fiorini, gli faccio i complimenti. Terzo posto, ci ha creduto, provava a chiuderci e probabilmente è per quello che non voleva andare a chiudere, perché se terza posizione, bravissima. Quarta Eleonora Labella del Pirata Samari Cambi Vangi, che mantiene la maglia del trofeo rosa. Quinta Maddalena Simeone della Michele Bartoli Academy. Sesta Concetta Bonelli del Pirata Samari Cambi Vangi. Settima Arianna Giordani della CG V2 Team Pink. Ottava Elena De Laurentiis della Guarenna. Nona Marisol della Pietà della Maserati Cadeo Carpaneto. E decima Letizia Tasciotti della Ciclistica San Miniato Santa Croce. Questo è l'arrivo in parata, solo applausi per lei, la dominatrice, con queste immagini di Irma Siri, che ha fatto veramente un corso, è andata via, mancavano ancora 40 km all'arrivo, ragazzi, 41 per l'esattezza, 41 km all'arrivo mancavano, e lei è venuta via, si è gestita bene, brava la squadra che l'ha protetta, perché l'hanno protetta in tutto e per tutto, hanno fatto un garone veramente, quindi se li merita tutti gli applausi, il sorriso, se li merita veramente questi applausi, perché se li merita veramente molto. È stata una gara che a me personalmente spero che vi sia piaciuta anche a voi, perché è stata una gara veramente molto molto bella.